porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Mi piacerebbe sapere da voi, se foste vissute in un'altra epoca, in quale epoca vi sarebbe piaciuto vivere e chi vorreste essere state? Bene, Alice, prego, visto che sei la prima qui. È nel 42, 1942. Durante la seconda guerra mondiale? Nel senso l'anno, va bene, poi c'è una motivazione pure a tutto ciò. Sì, per vedere realmente la seconda guerra mondiale, visto che i libri parlano pagine e pagine, la volevo vivere, però tanto sono donna, quindi il militare non l'avrei fatto, sarei stata a casa con la paura. Una dichiarazione forte e sconcertante che ha scatenato il web. Qualcuno ha ricordato che lo scorso febbraio il Senato disse sì al decreto legge contro il negazionismo, il disegno di legge che punisce l'apologia e la minimizzazione della Shoah, dei genocidi, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra con la reclusione fino a 3 anni. C'è chi dice che la legge andrebbe applicata anche nel caso di queste dichiarazioni, quindi che la Miss in qualche modo dovrebbe pagare per quello che ha detto. Lei cosa ne pensa? È esagerato oppure effettivamente bisogna punirla? Ma io non penso che vada punita, perché molto probabilmente non sapeva di questa legge, assolutamente, come penso che tantissima altra gente non lo sappia. Io ho il massimo rispetto per la Shoah, il massimo rispetto per la guerra, però sinceramente di questo non lo sapevo. La Miss poi magari si è trovata in un momento particolare, non credo che l'abbia fatta a ragion veduta, una ragazza giovane, un momento un po' emozionata, l'ha buttata lì. Io non la punirei, assolutamente. Che è una stupidaggine, perché se uno non è preparato, non conosce la storia o dice, non c'è una volontà di fare male, è solamente ignoranza, ma l'ignoranza non si può condannare. Quindi forse non ha senso fare questo tipo di domande in un concorso di bellezza? No, la domanda ci sta, è proprio le persone che ormai non hanno più cultura, non credono nel valore del sapere. Abbiamo una classe di persone che ci hanno insegnato a rispettare, che noi rispettiamo, che però non ci hanno trasmesso i valori. La guerra era purtroppo una cosa triste e noi sapevamo che era incominciata nel 1939 perché avevamo dei valori. Oggi i valori non ci sono, forse perché non si trasmettono, forse perché non sono sentiti, forse perché hanno richiesto altre cose. Cioè, è più facile oggi fare una discussione sui fatti del giorno, se è meglio, che so, Vasco Rossi che Ligabue, no? Ma la storia è cosa? La filosofia? Ma chi conosce la sua filosofia? Chi conosce Tommaso d'Aquino? Chi conosce Kant, Hegel? No? Chi conosce i poeti? I poeti sudamericani, non so, Benedetti? Cioè, no, la cultura ormai non esiste. E dimostrazione che la cultura non esiste sono questi personaggi. Vincono, sono la Miss Italia, però la cultura è quella. Hanno dei bei tatuaggi, ecco, questo sì. Dico che l'epoca di guerra a me non sarebbe piaciuta, non mi interessa e preferisco vivere nel futuro e vedere le cose come cambiano, come evolvono. La Miss andrebbe bonita. La Miss può, se vuole, se a lei piace così, la pensa così, io accetto volentieri la sua dichiarazione, come vuole, come pensa, se vuole così, che sia così. Quindi per la libertà di opinione comunque? Per la libertà di opinione.